Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 14 aprile 2022. È in gravi condizioni un 53enne che ieri mattina è precipitato in una scarpata in località Villa di Pieve d'Alpago, rimanendo a terra per ore. Nella caduta l'uomo ha infatti sbattuto la testa, subendo un trauma che gli ha impedito di muoversi. Uscito da uno stato di incoscienza, il 53enne ha potuto allertare il 118, raggiunto dai soccorritori è stato eritrasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso, critica la sua situazione ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Condannata a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una donna residente in Cadore, il Tribunale di Belluno ha riconosciuto la lieve entità e applicato le attenuanti generiche. Le indagini erano scattate dopo l'arresto del fidanzato dell'imputata, un comeliano. Dal cellulare dell'uomo, posto sotto sequestro dai carabinieri, era emersa una rete di contatti legati a un giro di droga tra Cadore e Comelico. Contatti tra i quali figurava anche quello della donna, dalla quale gli assuntori delle sostanze, sentiti come testimoni, hanno affermato di essersi riforniti. È stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne bellunese. L'episodio si è verificato martedì tra Limana e Trichiana, dove il giovane è uscito di strada con l'auto andando a scontrarsi con un altro veicolo. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia stradale per i rilievi di legge, fase in cui sarebbe avvenuta la resistenza. Il conducente è stato anche sottoposto all'etilometro, all'esame tossicologico, test di cui si attendono i risultati. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, oggi la prima di Alessandro Ferro sulla panchina della Dolomiti Bellunesi. Il nuovo mister, subentrato al dimissionario Lauria, guiderà la squadra nella gara di campionato contro il Cartigliano, formazione che in classifica insegue i bellunesi a un punto di distanza. Dolomiti a caccia di una vittoria che manca dal 6 marzo. Non sarà della partita Stefano Mosca, squalificato. Gara al via alle 15 al Polisportivo di Belluno. Sempre per quanto riguarda il calcio, ieri sera sono scese in campo 8 formazioni di seconda categoria per disputare i 4 recuperi in programma per la 12ª di campionato. È finita 1-1 tra Gordina e Viz San Giacomo, 4-0 il risultato di Tambre e Arten, pareggio 2-2 tra Ponte nelle Alpi e Lentiai. Senza reti, infine, il match Fulgolfarra Itala Santa Giustina. Sabato completeranno il turno le sfide tra Arsie e Tarzo Rivinelago, Sospirolese e Castion e Gemelle Juventina Mugnai. Pallavolo femminile è retrocessione matematica per il Belluno, fatale la sconfitta per 3-1 arrivata ieri sera nella gara di recupero contro il Fusion. Le ragazze di coach Pavei salutano dunque la B2 e scendono in Serie C. Infine il rugby nazionale under 18 femminile, battuta 24-22 dalla Scozia nella gara di ieri, valida per il 6 Nazioni Festival di Edimburgo. In campo con la fascia di capitano la feltrina Silvia Fent, titolari anche 3 delle altre 5 giocatrici bellunesi convocate nella selezione azzurra, Martina Busana, Erika Campigotto e Francesca Celli, schierate nel 15 iniziale. È davvero tutto per questa edizione della Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.